Tipo Civati, è indecente pubblicare il video o è indecente che quelli nelle strade italiane si possano consumare reati così abominevoli, come dice Augusta Montaruri? Ma ci sono due livelli di considerazione. Ovviamente la condanna delle violenze, degli stupri deve essere unanime, deve, essere, deve precedere qualsiasi tipo di considerazione sull'uso che se ne fa. Dopodiché io faccio un appello senza polemica, proprio rispondendo anche a una persona da me, a, rispetto a me lontanissima come il eh, capo della CEI o il leader di Comunione e Liberazione. Alziamo un po' il livello, perché io sono stato un po' lontano in questi anni mi pare che siamo scesi ancora un po'. Chiedo al messaggero, a Giorgia Meloni, di tirare via questo video che fa male ulteriormente a una persona che è stata violata e che non ha eh, senso di essere umiliata ulteriormente. Quindi chiedo davvero al sistema dell'informazione, ho prestato molto il suo appello all'inizio di trasmissione, perché il sistema di dell'informazione ha grandissime responsabilità e al sistema della politica di discutere delle cose di cui si tratta senza eh, mettere e dire, alla berlina persone che sono vittime di violenza o di situazioni così agghiaccianti. Ovviamente è un gran discutere anche a sinistra su eh, ribadire la centralità dell'agenda Draghi, superarla, rivederla... Eh, la, 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 nella concretezza si parla di PNRR. Lei crede che sia necessario rivederlo alla luce anche delle catastrofi che ci sono successe, la crisi energetica, la, la guerra in Ucraina o eh, rischiamo di eh, perdere quella, eh, quel fiume di denaro che l'Europa ci ha accordato? Ma mi pare che quello che ha detto Gentiloni vada benissimo, garantisca la continuità rispetto alle sfide che Draghi ha sostenuto, che addirittura il precedente esecutivo ha aveva interpretato è la possibilità che la democrazia italiana, il nuovo governo, possa intervenire, ovviamente senza stravolgerlo, perché questo è un po' il punto, insomma, io non so cosa intenda fare Giorgia Meloni, ma è chiaro che quell'impianto, in larga misura, deve rimanere. La, io però difendo e sono contento che Gentiloni se ne faccia garante la possibilità di intervenire in modo mirato e l'esecutivo che verrà deciderà di fare. Eh, quello che ritiene, secondo me, dovendone discutere con molta serietà e molta responsabilità con le istituzioni europee. Quindi mi pare una posizione di grande equilibrio che consente okay. lo svolgimento di quella campagna elettorale un po' più sobria, un po' più centrata che dicevamo prima. Ma lei come la vede Civati, che non ha vergogna a dirsi di sinistra come speranza. <coughs> no, infatti, che poi Conte sia diventato il leader della sinistra è sorprendente, diciamo, magari ne parliamo in un'altra puntata, Ma un'altra ah, poco ne parliamo Draghi... invece. Io penso che Draghi abbia fatto quello che doveva fare peraltro nelle parole di Montaruli io vedo molta nettezza purtroppo i suoi alleati non se la possono permettere perché addirittura erano dei draghisti forse nati all'inizio della stagione Draghi e poi alla fine l'hanno fatto cadere proprio mentre si stavano attuando quei decreti che giustamente Montaruli ricordava essere decisivi è stata una vicenda molto grottesca anche questa campagna elettorale estiva nasce da lì Dopodiché, eh, io penso che, appunto, Draghi sia una stagione che si è conclusa, salvo, ovviamente, non vinca l'elezione chi è più draghista e non si riesca a costruire una maggioranza di centro con un pezzo di qua e un pezzo di là che possa. Richiamarlo. Non credo che Meloni vorrà Draghi, né che Draghi farebbe mai parte di un esecutivo Meloni, per capirci. Dico banalità, ma mi sembrano utili per dare delle bandierine agli elettori di riferimento. Il Movimento 5 Stelle è più progressista della sinistra tradizionale proprio perché non si è lasciata bindolare dalle sirene dell'Agenda Draghi. Non lo so. Allora, intanto queste dichiarazioni di Conti dimostrano che lui il governo lo voleva far cadere davvero e tutta quella manfrina del, della. Voto di fiducia, la stensione, l'uscita dall'Aula, del non volere, del... in realtà era una scelta deliberata, come è una scelta deliberata anche quella di aver fatto saltare lui l'alleanza eh, con il centro-sinistra per queste prossime elezioni e di aver portato il Paese, insieme alla collaborazione degli alleati di Meloni, che erano al governo, a votare quest'estate. Quindi questo è il primo dato politico. Questi toni non sono accettabili se confrontati. A quella finta responsabilità che Conte cercava di dimostrare in quelle settimane di luglio. Dopodiché, guardi, io lezioni da una persona che ha fatto il governo con Salvini con grande scioltezza, mm. poi è rimasto a fare il presidente del Consiglio con quelli dall'altra parte, poi ha sostenuto comunque, perché poteva anche starsene fuori, l'arrivo di Draghi dopo di lui eh, che ha <coughs> interpretato quindi eh, tutta la stagione politica da cui usciamo, non le prendo. Io sono stato a casa, ho fatto altro. Non ho un'agenda draghi, io ho sempre un'agenda per diciamo. Okay. Che ovviamente va confrontata con le cose che succedono, con allora... la responsabilità di genti... gentiloni è un uomo di governo, Conte mi sembra. Allora, mi faccia capire una dire, cosa: un però Civati, davanti a una destra che è molto forte, quindi, lei non, non crede che sarebbe stato necessario tentare fino all'ultimo comunque di costruire? Un fronte ampio repubblicano che andasse da Calenda a eh, Conte e dalle sue parole mi, far, mi par di capire che tra la sinistra e il movimento 5 Stelle il, eh, i ponti sono chiusi per sempre. No, i ponti li ha, li ha fatti saltare Conte con quella decisione assurda di mettere in discussione la stabilità di una maggioranza complicata in cui nessuno era contento evidentemente del tutto di starci perché si prendevano responsabilità più grandi forse degli onori che se ne, eh, che ne derivavano eh, quindi questi ponti sono saltati per una decisione politica gigantesca okay. lo stesso ha fatto Calenda io eh, personalmente come forse saprà eh, penso che questo sistema elettorale vada proporzionalizzato nel senso che ognuno mm -hmm. dica quello in cui veramente crede e questo le coalizioni siano solo dei perimetri elettorali appunto che consentano la formazione di maggioranze se però io mi comporto come Conte o come Calenda capisce che è un po' difficile poi 100. dire no ma poi ci ritroviamo, queste parole io pur essendo stato sempre molto critico non le ho mai usate allora, toni, Ha visto la nascita della Leopolda e poi se ne è distaccato, come vede questo annuncio? Io però quell'addio alla Leopolda lo diedi nel 2011 <ride> diciamo eh, le cose sono andate in un certo modo. Sì, è gustosa questo rapporto tra Calenda, anche dal punto di vista del costume politico, se vogliamo, anche della psicanalisi potrebbe essere interessante. Comunque, ehm, la sinistra dove è finita? È finita in dieci anni di larghe intese. E quindi eh, si è persa eh, in una giusta responsabilità di governo, e ha perso di vista moltissime questioni sociali e non solo civili. Eh, battaglie che in altri paesi si fa, penso alla Spagna per esempio, sì. eh, quindi a paesi anche molto simili al, al nostro dove invece c'è ancora un riferimento molto chiaro. Eh, errori se ne sono stati, ne sono stati fatti tanti, eh, quindi a questo punto forse bisogna proprio ricominciare da capo, tirare una linea e ripensarsi. Eh, Falci ha ricostruito bene le difficoltà del Partito Democratico. Che certo. era partito col campo largo che mi ha lasciato solo a Bologna, perché io sono candidato al Senato con Casini. E l'unica esperienza di campo largo che stiamo facendo la facciamo allora. lì. Diciamo. lo dico sorridendo, Molto... perché le liste ovviamente non le ho fatte io. Certo. <ride> Però, Vabbè, è una difficile curiosità. sinistra all'opposizione. Guardi, lo pensavo ma questa volta no, proprio questa volta non è il caso, allora. La prossima, però lo, stile, ah, lo stile deve essere questo, lo stile, come sa Montarulli io non sono, sono stato a lungo all'opposizione quindi conosco l'argomento sì. anche rispetto a un centro-sinistra che secondo me si era perso per strada, però questa volta preferirei di no, eh, lo stile deve essere quello che dice nella domanda però, cioè eh, ripartire da quello che vorremmo essere non soltanto da quello che potrebbe convenirci o era comodo essere. Ci dobbiamo fermare, grazie. Pippo ci va.